Oh, hey! Salve ragazzi, qui è il 88, come va? Che si dice? Che si dice? Allora, si continua con Jurassic World. Da quanto tempo che non lo portavo? Bevono insieme? Ah, sarebbe stato bello, magari facciamo un'animazione di qualcosa. Forse l'animazione ci sta? No. Interazione, sarebbe stato bello un'interazione. La volta la fanno, è figo. Parte. Dai, che bellissimo. E tutto ciò devo riempire qua. Ma no, sta a zero. Allora, come io vi dissi, io lo dovevo assolutamente caricare, caricare. Stavo dicendo, devo assolutamente farmi un po' di soldi. Vedete, mo sono finalmente a 2 milioni, quasi 3 milioni. Giusto per, Madonna, come corre quello. Giusto per riattivare, rifare qualche nuovo recinto, perché raga, abbiamo bisogno di recinti, abbiamo bisogno di recinti. E mo partiamo da qua. Vedete? Sì, diamo la possibilità un po' a tutti. Perché voglio mettere un bel po' di dinosauro. Per esempio qua voglio mettere un altro dinosauro. Non so chi mettere però. Però vi assicuro che già sarà un dinosauro singolo. Sì, vedete. Allora, già io preparo la base del. Allora, questo lo metto qui. Fate pensare dove metterlo. Qui. Uno dirà, ma scusami, lo prepari già adesso? Sì, ragazzi, io lo preparo già adesso, ma lo tolgo già dai piedi sta cosa. Lo so, molti che mi diranno, ma scusami, non ti conviene mettere già prima il dinosauro? In realtà no. Cioè, sì, ma potrei anche fare no. Ecco, qua ad esempio potrei fare un percorso lineare per tutti. Vedete, così. Così ci sono più percorsi lineari. Ecco, già fino a qui va bene perché è un percorso. Ecco, qua giusto per fare una cosa simpatica. Sì, perché qui voglio collegare qualcos'altro. Punto 1, un generatore. E lo mettiamo proprio qui in mezzo. Qua lo mettiamo proprio qua, tiè. Così siamo tranquilli con l'energia. Poi abbiamo bisogno di un altro coso di tecnologia. Mi dispiace, serve un altro. E ce lo mettiamo un po' più qui. Qui. Un altro po'. Perfetto. Abbiamo bisogno di un bunker. Ragazzi, ci serve un bunker. Strano a dirsi, ma abbiamo bisogno di un bunker. E lo mettiamo qui perché ci deve proteggere gli ospiti. Quindi uno qui. E poi mi consigliavo. I soldi ce l'abbiamo ancora, voglio fare. Un coso medico che lo mettiamo qui. Lo so cosa mi state dicendo, ma scusami, perché? Perché un coso medico, due non basta, uno non basta. Uno va qua e questo va qua. Perfetto, già iniziamo a fare cose serie. Io già me li preparo, per esempio qua ad esempio non aveva più visualizzazione, per esempio io già ne metterei uno qui, proprio all'angolino. Sì, tanto può prendere tutto qua. E detto questo, selezioniamo lui, che stavolta andrà lui qui. È inutile che uno va là, perché già ci sta preimpostato, quindi a posto. Grande. Mo mancherebbe il dinosauro. Mo, perché mo loro, se noi vediamo la loro fascia di età, hanno palesemente quanti anni, perché ho visto che si può vedere le loro caratteristiche. Quanti anni hanno? Mi sa che questi già hanno 6 anni, io li ho lasciati con 6 anni.
Non mi ricordo più dov'era. Età 8, quindi già sono a un buon livello, quindi meglio iniziare a fare un po' di giri. Vediamo, mostra mappa di spedizione. Cosa abbiamo qui? Il Cryo, lo sapete che non l'ho proprio mai preso? Oh, è il nuovo dinosauro, prendiamolo. Mi intriga moltissimo. Ci serve un 4 giusto giusto, ti mandiamo a te. È un carnivoro, quindi non credo che abbia bisogno di tanto spazio. Spero, raga, perché se ha bisogno di spazio, beh, ragazzi, ce lo gestiamo noi. Intanto mettiamo un po' più foresta, perché è un carnivoro, quindi la foresta è il suo habitat, punto 1. Punto 2, mettiamo una pozza d'acqua, non esagerata, proprio qui. Ecco qui, guarda, proprio qui. Da mangiare già lo prepariamo. Sicuramente no, no, vediamo se è il tipo che va a caccia o no. Ecco, ma ovviamente abbiamo un nuovo dinosauro e lo voglio esaminare con voi. Il pubblico mi va che guarda questa zona qui. Qua ad esempio non si può più muovere, quindi qua è perfetto che... Ragazzo, credo che tu hai un problema. Il Carnotauro, ma lui abbiamo i comportamenti. Oh, devi sta calmo. Qual è il suo comportamento? Vorrei vedere il suo. Vedete qua? Malattia. Caratteristiche. Nessuna caratteristica manifestata. Allora, questa cosa qua della caratteristica manifestata manca perché effettivamente non l'abbiamo creato noi il dinosauro, l'abbiamo preso. Poi questo è ancora un tutorial. Figuratevi, raga, è ancora un tutorial. Infatti la cosa un po' mi urta. Intanto abbiamo sta ah, ok, calo la notte. Che peccato che volevo vedere il dinosauro. Io spero che non hanno bisogno di recinti larghi, anche se io credo, forse sì, lo sapete, quindi credo che lo stenderò un pochettino. Per sicurezza lo estendo e rimuoviamo questa parte qui, perché ho la sensazione che questi disgraziati pretenderanno cose, quindi alziamo un poco e vediamo, perché tanto sono sempre carnivore, qua vediamo la sua visibilità. Ah, voglia, prende tutto il par, tutta la zona, perfetto, la voglio fare. Bene, quanti ne abbiamo presi? Uno, che palle. Evasi, Madonna, che sfiga. Ero curioso, trasferisci il suo dinosauro. Lo so che era un carnivoro. Non avevo dubbi. Aumenta la valutazione, vabbè, ce la facciamo tranquillamente ad aumentare la valutazione. No, io sono curioso del dinosauro nuovo. Voglio vedere, raga, il nuovo dinosauro. Così aumentiamo un po'. Sì, perché i carnivori sono quelli che danno più interesse. Infatti, mo lo vediamo da qua. Vedete com'è bello? Qua siamo belli belli dove c'è il pubblico. Eccolo là, è arrivato. Ovviamente questo significa che il nostro caro tizio presente, aggiunge azione, deve analizzare. E intanto, richiesta controllo medico. Madonna, quanto è bello! Allora, cibo, cosa ha bisogno questo? Mo' lo analizzeremo, lo scopriremo tutto così. Mo' lo analizzerà. La salute al 100%. No, comfort 70%, non va bene. Sì, cibo, ok. Ha bisogno di prede, grazie al cavolo. Ah, ok, allora solo capra. Allora mettiamo la capra. Beh, la capra. Beh, la capra. Non riesco a... Oh, ecco qui. Cibo, carne, preda. Guarda, lo mettiamo un po' più qui. Però vorrei mettere anche la carne, perché voi vi scialate ogni tanto, quindi perché fanno la variazione. Ora sta al 100%. Che cosa volevo effettivamente? Fammi vedere. Voglio vedere il comfort. Allora, come zona stiamo... Wow, giusto giusto, perfetto. Oh,
Convivenza 0%, vabbè, però posso portare acqua, ok. Spazio aperto, buono, perfetto. Foresta, buono. Quindi è gestibile, insomma, è gestibile. È gestibile. Come dinosauro è gestibile. Beh, eccolo qua, bel predatore lui. Criolophosaurus. Non ha certamente, dal nome ovviamente non è che è imparentato con, che ne so, quello di Dilophosaurus e cose varie, perché non sono imparentati. Però questo qua, molti magari non lo riconoscono, ma è stato già visto sia in Primal Carnage, quello là che sputa acido, avete presente? È lui, quello che hanno rappresentato che sputa acido. Poi abbiamo... Lui l'ho visto pure in Jurassic Park World Pack per la prima volta. Infatti l'hanno fatto molto diverso. Perché... Allora, la cresta c'è sta. Non è proprio così però, eh. Non posso vedere caratteristiche di dimensione. Andiamo a vedere un poco, ragazzi. Non abbiamo mai controllato... le caratteristiche, vediamo un poco dinosauri. A parte che abbiamo sì un uomo. Dov'è? Eccoti qua. Allora, dinosauro di modalità. Vabbè, abbiamo sbloccato, grazie. Allora, era giurassico inferiore. Ci sta, ci troviamo. Poi, famiglia Tetanurae. Tetanurae, vai. Ok. Infatti, specie perché dovrebbe essere Criolophosaurus, non Craio. Craolophosaurus, non mi ricordo se si dice così, Crio o Crao. Altezza 2 metri, sì, infatti non era così alto, era un livello di dei classici Dilophosaurus. Sì, quelli veri, non quelli di Jurassic Park che sono bassi. Di altezza come Dilophosaurus, mi trovo. Infatti lunghezza 7 metri, sì, perché considerate la lunghezza della coda. Allora, palesemente schivire, c'è sta. È uno dei grandi teropodi mai esistiti. Eh? Come? È uno dei più grandi teropodi mai esistiti. Che sta dicendo? Vabbè. Lunghezza mezza tonnellata di peso. È stato uno dei primi dinosauri carnivori e si nutriva di... Ok, questo è vero. È stato uno dei primi, vabbè sì, perché stiamo a parlare del Giurassico inferiore, sì. Giusto, stiamo parlando proprio di prima. Giusto, ci sta. Nel 94 è stato classificato, ok. Ah, in Antartide! Ah, ok, benissimo. Figo, ok, ho scoperto qualcosa suo, va bene. Era un atto curioso delle sue origini. Ah, lui non l'abbiamo poi visto. Ok. Non c'è. Mi scuso. Lavoro, ovvio, lavoro. Allora. Eccolo qui. Pterodonte, eccolo qua. Eccolo qua. Pterodontidae, per chi vuole essere pignolo come famiglia. Allora, Jurassic Park The Last World, verissimo. Però non ha questa cresta perché hanno fatto due versioni in Jurassic World, Jurassic Park Buonanotte Evolution. In Jurassic Park The Last World arriva alla fine del film, cioè arriva bello e buono e si fa mostrare per la prima volta. Un colore azzurrino con la cresta strana, infatti un po' allargata piatta in realtà. Infatti credo che l'hanno introdotto proprio nel gioco. Uno un po' verosimile in realtà. In Jurassic Park 3 sì, però non è così esteticamente parlando. Vabbè, e poi in Jurassic World giustamente sono scappati. Poi che abbiamo qui? L'ultimo, poi avevamo qualcun altro. Ah, ecco, mamma, è bellissimo. Bene. Bene, continuiamo. Stanno facendo casini? No. Ok. Bene, bene. Poi... Ah, sì. Intanto io sto guardando una cosa qui, tutto a posto. Vabbè, sì. Mamma, quanti casini. Ok. No, lui è figo, perché lui era uno dei dinosauri da sbloccare in Jurassic Park World Patch. Bellissimo. Infatti è... Di nuovo!
Fai qualcosa, per favore! Dai, ti prego! Vabbè, abbiamo la possibilità di creare, quindi continuiamo a creare. Abbiamo fatto quest'area e l'abbiamo interrotta. Mo' creiamo un altro recinto. Abbiamo abbastanza soldi per crearne un altro ancora. E infatti faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, tranquillo, lo so. Ecco, già questo è un altro bella location per un altro dinosauro. E abbiamo pure già l'acqua, quindi GG Whoopi per tutti. Così senza che me lo creo. Uno. Mo, uno mi dirà, ah, e quindi adesso, e beh, adesso lo creiamo qui. 1, 2, 3, 4, 5. E da qua possiamo iniziare a espanderci, essendo che la mappa ci allarga un po'. Mo, uno mi dirà, e mo come fai? Che fai? Ti ballo? Beh, allora, per prima cosa mettiamo un generatore. E lo mettiamo un po' più, sì, ci conviene qui. Uno. Per il momento, tanto mo sto elaborando il piano malefici. Allora, la visuale dei tizi qui ci conviene qua, così ha più... decisamente più bello. Poi alberi, ci togliamo questi brutti qui davanti a noi perché non ci deve fare copertura. E qui invece ce l'allarghiamo tutto qui, vedete? E ci conviene, non si sa mai, non sappiamo con chi abbiamo a che fare. Poi abbiamo struttura, di cui uno va qui assolutamente. Sì, perché non voglio impegnare troppo due strutture identiche, capi? Ecco, così se ci sono dei problemi me li risolvo qua, me li risolvo. Così abbiamo tranquillamente... Ok, grande. E ci mettiamo pure... Ecco qua, se succede qualcosa, vedete? Per esempio là non c'è niente, infatti sta cosa è grave. Sì, è un po' gravino effettivamente come... Dovrei mettere un bunker di sicurezza proprio qui da qualche parte, infatti è l'unica zona che non ha sicurezza. Vabbè, ma spero che la gente non ci passa. Lo ammetto. Uno direbbe, allora a sto punto perché non hai uniti i recinti? Vero, vero, a vedere. Su questo non posso darvi torto. Mo, per prima cosa andiamo sui scienziati, perché ho uno scienziato che vorrei... Ah, ancora posso sfruttarlo. Non posso, perfetto. No, volevo vedere la situazione dei... Struttura non disponibile. Vabbè, grazie al cavolo. Andiamo a vedere le spedizioni. I Troodon. No, Dilophosaurus col cavolo. Prendo Herrera, raga. Herrera. Qua ne bisogno di 4. Andiamo con... Dai, sti due, dai. Così. Cambio un po'. Perfetto. Herrera, raga, meglio. Meglio Herrera, raga. Tanto so dove metterli. Intanto voglio vedere... Se c'è qualcosa da fare qui. No, la situazione nostra è questa. Mappa, vedete? Io mo per il momento ho fatto solo questo. Ah, qua si espande di qua, non l'avevo capito. No, e allora mi faccio tutta sta parte qua e qua la risistemo che non mi piace. Perché qua potrei fare un altro di due recinti almeno. Qua sicuramente continuo e mi faccio un altro altri due recinti qua. Qua ne devo fare almeno un altro ancora fino a chiuderlo. Ok, ok. Non avevo capito che qua potevo muovermi. Ok, ok. Non me lo ricordavo più. Devo assolutamente rimediare, raga. Dobbiamo rimediare. Non va bene. Non va bene. Però so che già che devo mettere... Ah, giusto. Grazie, non sono ricordato, ma devo mettere... Ecco, questa ad esempio non ce l'ha più. Vedete? Quindi cosa significa? Che significa che da qua in poi... sì. Guarda, lo metto vicino all'acqua. Il tizio qui presente. Ecco. Mo, se io mo mi metto a fare... buonanotte. Ho sbagliato. Era questo. Ecco, aggiungi azione qui. E ti metto pure...
Già il cibo, perché io so che gli Herrera sono dei bastardini. Sì, lo so che l'accesso è impossibile, mi sono scordato una cosa banale. Si chiama porta. Mo, avendo messo qua in mezzo, qui in realtà potrei far passare le persone in quest'area e aprire altri due recinti, di cui uno di loro. No, ok. Lui può prendere posizione fra questi due recinti. Ci può stare, così mi apparo. No, quel cavolo mi servirebbe. Sì, ok, sì, ci può stare, mi correggo. Beh, adesso arriveranno gli Herrera. Intanto già giro un suono a capra, quindi a posto. Mo' vediamo se ci troviamo anche con l'ambientazione, perché gli Herrera mi sembra che sono in zone desertiche. Tutte e tre, grande, subito. Uno, due, oh, due. Guarda, è qui davanti proprio, chi è? Vedremo gli arrivi degli Herrera. Guarda lì come arrivano. Ah, li hanno aggiornati drasticamente rispetto alla versione del primo videogioco. Vedete, quando sono piccoli non sono più supportati, accompagnati da. Madonna, stanno arrivando. Ecco che scendono, scendono, tu, uno. Oh, eccolo qui. La coda è bellissima. Ok, subito andiamo a controllare, raga. Devi andare a controllare immediatamente tutto. Uno, due e tre. Dai, vai. Vai e controlla. Però mi sembra che già siamo a posto. Wow. Abbiamo già fatto il 100%. Guarda come le hanno aggiornate esteticamente parlando. Allora, vediamo il comfort e cibo. Allora, 87 di comfort e non va bene. 92, ok, forse sta migliorando. 97, come non detto. 99, perfetto. Quindi, mo, 100. 100. 100, grande. 1 necessario di controllo medico. Aia, cos'hanno? Malattia non diagnosticata. Ai 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 ai. Subito, controlliamo immediatamente. Aggiungi attività. Oddio, lo viene attaccare? Oddio! Se stanno a litigare. Stavano a litigare, dai, stavano a litigare. Ok. Vedete, così è comodissimo. Qua, così è comodissimo comunque. Mo' vediamo, speriamo che è una cura da fa subito, che se no. È un guaio, eh. Si sono messa come. Vedete quante interazioni. Bellissimo le interazioni! Troppo bello. Uno è ferito. Ah, sono tutti quanti con la frattura minore. Vabbè. Quindi dobbiamo. Madonna. Dobbiamo sedarli, raga. Dobbiamo sedarli tutti e tre. Anzi, oddio. Ah, due stanno a mangiare. Che figata! Hai visto l'animazione? Vedete? Però dobbiamo curarle una alla volta, quindi. Forse se può fa subito, eh? No. Ne serve uno. Sì. Se può fa tutte e tre, teoricamente. Ora vediamo quanti ne possiamo curare. Sì, perché dobbiamo portarli a curare tutte e tre. Perché è una frattura, vedi? Il primo va messo qui. Ah, ok. Ah, ero sicuro che per la frattura. Ah, ok, allora no. Ok, pensavo di. Pensavo
Pensavo che erano ferite gravi, cioè erano fratturate, ok, quindi vabbè, allora dobbiamo portarli ai medici. Intanto, mo che ci sono big money, mi preparo per un'altra tipologia di... Guardate che cosa farò qui. Qua credo che mi metterò a fare forse quelli più fast uno dei più fastidiosi. Sì, perché io sono sicuro già che sarà una rottura. Beh, il recinto che sto facendo è interessante, pure grande. Posso mettere forse i dilofosauri qui, lo sapete? Secondo me è l'idea migliore di mettere i dilofosauri. Sì. Il campo è abbastanza grande che può dividere, posso dividerlo a metà. Che cacchio ho detto? A dividere a metà. Ok, ecco qua, giusto giusto. E faccio pure una cosa molto bella, metterò l'acqua in mezzo. Direttamente vedo che no, col cavolo. Sì, giusto, te. Vai. Ok, mi serviva la cura, perfetto. E vai e... Ah, si sono curati da soli. Ah, pensavo che la frattura da... Vabbè, non come. Sto zitto, mi scuso, non volevo. Pensavo, non l'avessi mai pensato, infatti. Allora andiamo allora a svuotare qua. Sì, è proprio vero che certe. Oh, no, fermi, fermi. Sì, subito. Fai, fai. Mamma mia. Meno male che ho i soldi adesso. Allora, andiamo qui. Togliamo tutta sta roba qui che è troppa. Specialmente a me che devo togliere qua che non mi serve. Chi è che è stato danneggiato, raga? Lo sapevo, mamma mia. Oh, le pigli tutte. Oddio, le ha pigliate tantissimo. È proprio vero, non te sopportano proprio. Piuttosto la situazione di cosa, come siamo messi qua? No, ancora. Beh, non male. Allora. Regoliamoci un po'. Allora, andiamo con uno. No. Sì, perché sto a pensare, raga. Allora, mi serve uno qui. Sì, raga, ve lo dico già. E un altro qui. Sì, perché credo che qua va perfetto. Allora, tecnicamente dovrei fare così, secondo me. Sì, perché prenderebbero tutto, prenderebbero. Secondo me, sì. Sì, secondo me lo prenderebbero di più. Sì. Decisamente di più. Però questo lo togliamo perché secondo me non per qualcosa. Mi conviene allargare? Sì. Sì, perché può essere che becco le teste di cacchio della situazione qui. Perché posso beccare le teste di cacchio, raga, non è che non le posso beccare. Ecco qui, mettiamo un coso centrale come segnalatore. Lo stai, eccoti.
lo metto proprio qui in mezzo, guarda, tieni, così non ho problemi. No, anzi. Sì. Vedete, così prende tutto. E lo prende questo qui. Perfetto, visto? Così è comodo. Mettiamo un po' di acqua, perché abbiamo bisogno di acqua. Sì, perché non sappiamo chi mettiamo adesso. Capite adesso? Oh, ma che bello. Vedete? Questo che vedrà praticamente sarà tutto così, quindi tecnicamente vede tutto. Là vede quell'altro, perché mo vediamo chi mettiamo, capito? Oh, andiamo. Andiamo con le spedizioni. Più che altro, come vedete sempre i qui presenti, vedete? Quando arrivano a un certo livello io li faccio riposare, raga. Ora come ora non mi serve. Vediamo chi prendere. Ah, un Albertosauro. Prendiamo un Albertosauro e mi serve un co... Ah, vedete. Ahia, non mi serve questo da 4. Però mi serve... Eccolo, a posto. Obbligatoriamente. Bene. Allora, a sto punto, questo qui lo faccio riposare, così sono tranquilli. Benissimo. E metto un Albertosauro in zona, che mo sono indeciso quale mettere, perché se noi guardiamo la mappa, raga, questo è grande quanto questo più o meno quanto quello, bene o male ci siamo tutti. L'unica cosa che devo mettere è un bunker. Extra, perché vedete qua è tutto verde 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 verde, ma qui non è un bel niente, quindi per sicurezza prendiamo quest'area 1. Sì, sto pensando, raga, sto riflettendo, peccato che non posso mettere nessuna struttura da mangiare, da fare per il pubblico. Perché comunque il pubblico non mi dispiace se c'è o non c'è. Che poi questi sono tutti operai, raga, non c'è sta manco il pubblico. E la cosa è triste. C'è qualcuno lì? No, no, è sempre il pubblico. E infatti, da notare che sta prendendo appunti e scrive, cioè fa i controlli lei. Vabbè. Oddio, ma si sono scannati. Si sono graffiati! La salute però è al 100%, però si sono scannati. Fammi indovinare, era per l'alfa, fammi vedere. Dimmi se è vero, se è l'alfa. E infatti si è fatto il coso dell'alfa. Ragazzi, qua c'è un problema. Raga, qualcosa a riparare, ci cioè, sono problemi tattici, eh. Ma allora, sti due non sopportano proprio la presenza del veicolo. Cioè, proprio del tipo, no, devi sparire, sgombrare, levati dal cacchio, no? Mamma mia. Intanto il nostro amicone qui presente non l'abbiamo poi visto. Tutto a posto? Ok, gli stanno andando addosso, gli stanno andando addosso! Carica, carica! E volevi? È stato estesa molto veloce in realtà, lo sai? Usa l'affanno, gli è arrivata. Caro mio, ti è venuto un affanno brutto. Ecco, bravo, riposa. È meglio. Ecco, quello ha recuperato. Grande. Così mo faccio riposare anche gli altri dopo. Lo so, in teoria un mio amico mi ha detto, più esperto di me. Oh, guarda che devi farli arrivare almeno al rosso. Poi dopo li fai riposare. Non farli riposare ogni santa volta, perché costa. Hanno ragione, non posso negarlo che ha ragione. Io lo vorrei mettere, boh, sono indeciso dove metterlo. Intanto un Albertosauro, cioè, infatti. Da qua, madonna, che bello. È bello perché questi sono dinosauri del DLC e li hanno resi disponibili senza DLC. Guarda, io lo metterei. Dai, lo metto qua. Quindi vuol dire che mi serve la carne.
La carne vuole sicuramente. Madonna, che brutta cosa sto facendo. Però la carne la voglio mettere qui vicino, così la gente lo vede. Sta arrivando intanto. È bellissimo che molti dinosauri da DLC che erano nel primo non lo sono più. Sono puramente gestibili e giocabili gratuitamente. Sta cosa lo apprezzo molto. Voglio vederlo. Dov'è? Eccolo qui. È arrivato Alberto. Ciao Alberto, tutto bene Alberto? Come va Alberto? C'è un terrorista suonato. Ok. Vedo che già il comfort forse sta già al 100% bene. Questa cosa mi piace molto. Però voglio che fai un controllo a lui. Perché la salute è buona, però voglio vedere il comfort. Dopo lui lo stacchiamo. Stoppiamo il gameplay, eh. Comunque hanno migliorato comunque le texture, comunque, ve lo posso dire. Perché sembra un telefono? Vedete quanto è aumentato. La capra! La capra! Necessario controllo medico. Aia. Ok, controlliamo il. Facciamo il controllo medico. Dove sei? Te. Dai uno sguardo al nostro amico qui, grazie. Comunque hanno migliorato il fatto delle animazioni. Mi piace questa cosa, che hanno fino alla fin fine hanno migliorato le texture in HD. E si corre. E mi piace che il fatto che adesso si corrigono, si siedono, fanno interazione fra di loro. È troppo bello sta cosa. Dimmi che non ha niente di grave. Ha bisogno di rocce. Interessante. Telefono inghiottito! Ecco perché io sentivo un telefono. Ma è una citazione di Jurassic Park 3. No, ragazzi, allora aspetta. Lo devo abbattere. Scusa, Madonna, che brutta cosa che ho detto. Intanto gli metto le rocce, intanto. Madonna, io sentivo un telefono. Ma è. Ah no, l'hanno abbattuto malissimo. Mi scuso, allora. Mo' ha bisogno di. Ecco, ora sì. Allora, medico. Mi serve. Uno, due. Madonna, tutti. Non ce la facciamo! No! Aspetta, nulla un attimo. Lo scienziato, non posso livellare a qualcuno? Devo togliere di mezzo uno per forza. Ok, per forza. Non me l'aspettavo. Vabbè, senti, tolgo te. E mi piglio un altro. Già te molto meglio. Madonna, questo vale di più, però guarda quanta roba tiene. E prendo questo. Mi dispiace, caro mio, ma ho bisogno di te. Anzi, ti ho appena arruolato e quindi appena ti uso già, pom. E andiamo con questi qua. Dai, buttiamola lì. Ah, mamma mia. Anzi, vai con te direttamente che lui ha faticato abbastanza. Mi ha scioccato. Io sentivo un telefono. Io dicevo, il telefono. Infatti mi stavo guardando in continuazione. Invece era la mamma mia. Vabbè, ci sta. Allora, rocce. Stavamo parlando di rocce. Che era? Com'era cambiare asse? L'unica cosa che non puoi compenetrare come si chiamano, le rocce insieme. Trasporto in corso.
Quello forse è l'unica cosa che non sopporto. Vabbè. Beh, intanto parte la cura sua. Io sentivo un telefono, se l'è ingoiato il telefono, ma non funziona, non si usa così il telefono, frate, con tutto il bene di sto mondo, ma non si usa così. Dai, dove sta? Dai, portatelo qui. Mamma mia. L'hanno buttato a terra. Ha il collo piegato, frate, ragazzi, ma così mi muore. Vabbè, 31 secondi, dai. Ci sta. Dopo che lo curiamo, la stoppiamo qua il video, dai. Ci sta. Ma mi è piaciuto. E intanto guadagniamo un botto, con loro. È uscito pure il giorno, quindi vuol dire che il prossimo video sarà tutto giornaliero. Meglio così. Dobbiamo prendere il Dilophosaurus, raga. Dilophosaurus sono pericolosi. Bom. È ovvio. Gli abbiamo tolto la cosa, per favore, dai. Intanto andiamo qui e facciamo. Sì, io lo faccio apposta. Riposare 1 e riposare 2. Hanno fatto un buon lavoro. Intanto lasciate stare che guadagnano esperienza. Facendo così guadagnano esperienza. Fino a un certo punto guadagnano e poi potenziarli. Infatti. Gli altri sono ancora di livello. Questo è di livello 3, questo è l'unico di livello 2 fesso. Vabbè. Dai. No, voglio che arriva lì sano e salvo, così la stoppiamo qua la registrazione. E sarò stracontento. Bellissimo. Vediamo un po', dai, così prendiamo. Mentre loro si riposano, no? E finisce poi anche questa bella. Ah, piuttosto. Ah, ma che giorno! Più o meno. No. Infetta. Fammi vedere. Ah, perché forse non se l'hai mangiata. Ok, allora sa che faccio? La butto proprio, tiè. Perché forse che non ha bisogno e cose, quindi. Essendo che non la consuma, diventa infetta. Perché diventa carne vecchia, putrida, è giustamente schifosa. Boh. E lui si. Oh, si corica sempre. Non ha voglia di muoversi. Dai. Mi scuso. Mi vengono gli attacchi. Oh, è atterrato, fammi vedere. 70% ancora? Che è successo? Chi ha bisogno? Acqua. Come? Sab. Ah, ok. Grazie che me l'hai fatto. Grazie che me l'hai detto. Allora, acqua. Quindi aumentiamo un po' di acqua. E sabbia. Non sapevo che voleva la sabbia. Allora mettiamo un bel po' di sabbia. Ok, meno male. Buono, grazie che me l'hai detto, frate. Con tutto il bene, grazie. Mo. Oddio! Oddio, ho innevato. Ho innevato. No, vabbè, ma ho innevato pure. Ho innevato pure le piante. Mo' l'ho notato, lol. Vabbè, dove stai? Ecco qua. Adesso tu stai a posto. Zona, ok. Acqua, sabbia, roccia. Oh, a posto. Guarda, giusto roccia ho fatto. Mizzica. Il 15% giusto, giusto. Mamma mia, che mazzo. Allora, puoi stare in acqua lui. Bellissimo. Vabbè, ci sta. Dai, esci, che così ti inquadro bene prima di stoppare tutto. Quelli si sono pure riposati. Bellissimo. Dai, migliorato tantissimo. No, comunque questo gioco è migliorato tantissimo. È importante l'ambientazione, è importante tutto, raga. Bene, raga, la stoppiamo qui.
qui del 38. Al prossimo video, lascia quell'Albertosauro qui. Una macchina viene scasciata ogni tanta volta. Fammi indovinare. Allosauri? No? Wow, no. Non allosauri, sei stato tu. Incazzatino, anche te. Bene, raga, la stoppiamo qua. Qui del 38. Al prossimo video, ho detto che questi video durano. Passo e chiudo. Bella, ragazzi.